E abbiamo montato Industry 9. Ciao ragazzi, sono riuscito a tornare in bici dopo 10 giorni dall'incidente che ho avuto proprio qui. Oggi sono tornato sul luogo del misfatto e fortunatamente non sono caduto, quindi ho provato i cerchioni Industry 9 Enduro 350 che sono. Allora, in salita sullo scassato si avverte la rigidità del cerchione. Sembra una stronzata, ma in fronte a quelli standard, che sono i DT Swiss 1935, questi Industry 9 canale 30 sembrano molto più rigidi. Adesso andiamo a fare il nuovo sentiero, che è quello dove sono caduto. Beh, lì finisce il percorso e la pianta è questa. Toglierei anche quella io. Direi che l'upgrade è venuto bene. Qua si prende il capriolo e da là nuova discesa delle sirve, mi hanno detto che si chiama. Andiamo a vedere. Cioè, ci sono già venuto e mi sono già anche sfracellato. Non portavo la telecamera, però. Non fare cazzate. Piante sono vicino, questa è buttata giù, siamo di qui, la tagliamo per qui, molto bello. Sono vari tipi di terreni, qui è bello, è terra, tiene. È più argilloso e si incolla il mondo sulle ruote. Andiamo piano. Attenzione. Fa compagnia il rumore dei cerchi. Qui stiamo attenti che tutte curvettine abbastanza fresche, ecco. Adesso è abbastanza più morbido che la notte con umidità, neve, pioggia. Ecco l'argilla, adesso comincia a incollarsi tutto. Ecco. Belli sereni, non si esagerare mai. È passata una volta, sta per terra in mezzo alla montagna, puoi correre all'ospedale, diciamo che basta. È un bel pezzo, c'è una radice lì in mezzo che è meglio stare attenti. C'è un ripidino, facciamo andare bene, questa qua la chiudiamo subito, stretta a sinistra, ecco, pedalatino, poi qua si arriva sulle fonti che danno il nome
al sentiero. Qui dovrebbe esserci una curva stronza di fronte. Vedi che ancora abbastanza battuto, ma non esagerato niente. Facciamo bella stretta, lasciamo scorrere via tutti i sciocci, anche qui stretta, ecco qua è abbastanza scorrere, è difficile fare la curva, però qui si può andare facile e difficile, passiamo di qua che è un po' più tecnico, c'è da tagliare la curva sotto, no non si gira qui, perfetto, qua c'è il punto dove mi sono ammazzato l'altra volta, sotto questa pianta bella simpatica rossa, adesso andiamo giù piano piano, una volta prima, due. Ok ragazzi, esorcizzato anche questo, via. Sono una bomba e hanno una reattività clamorosa. C'è da dire che scorrono tanto, quindi si sente che accelera parecchio di più la bicicletta. Ho lasciato le stesse gomme per prova, e comunque è un'altra categoria di cerchioni. C'è la sensazione quando si apre la scatola del cerchione di tirar fuori qualcosa di ben fatto veramente. Sono particolari, sono lavorati nei minimi dettagli, ovviamente si può cercare e creare la configurazione che più ci piace, però ecco, io ho preso quelli che erano disponibili. Hanno un costo considerevole perché siamo 1400 euro di cerchione, e, però secondo me per quello che ho provato oggi è veramente un bel cerchio. Detto questo, ho cambiato anche il manubrio, ho alzato un po' il rail. Abbiamo montato DHX2 200x51,2. Sono riuscito a trovarlo, l'ho montato. Vabbè, DHX2 lo conoscevamo, l'abbiamo provato, l'ho provato su svariate bici, ce l'avevo sulla Rocky Mountain che adesso ho messo in vendita. Tra l'altro, se seguite il canale avete, se siete iscritti, ci sono delle offerte dedicate che basta contattarmi e vi faccio sapere. Niente, per questa prova è tutto, mi sa che ci vediamo domani perché ci voglio andare in bici. Ciao!